Hare Krishna, benvenute e benvenuti. Grazie per essere arrivati in questo giorno molto propizio, giorno fortunato, perché quest'anno cade di domenica, il primo giorno del mese di Kartika o di Damodar. È un periodo molto speciale, molto particolare dell'anno. Poi naturalmente ognuno di noi è una persona e ha le sue esperienze, ma ci sono tanti esempi di esperienze molto speciali che avvenute a tante persone in questo periodo. Ho pensato appunto, perché cadeva proprio il giorno giusto, ho detto beh, perché magari tutti non sanno, specialmente in Occidente, non sono informati di questo mese particolare, quindi ho pensato di parlare un po' di questo periodo, in modo da, come dire, ricevere i migliori benefici, no? In modo che tutti più siamo consapevoli di qualcosa, del valore o dei benefici che si possono ottenere, più generalmente, no? Diamo il meglio di noi stessi, no? Quando siamo informati. Quindi ogni anno avviene all'interno del calendario c'è questo mese particolare, ottobre-novembre, chiamato di Kartika o di Damodar. Perché di Damodar? Perché abbiamo la storia, viene da uno dei divertimenti, uno dei lila di Krishna, quando 5.000 anni fa Krishna bambino viveva con la mamma e il papà a Vrindavana, no? E un giorno la madre, Yashoda, la mamma di Krishna, una grande devota, Yashoda e Nanda Maharaj sono persone straordinarie, sono persone che nelle vite precedenti avevano compiuto grandi ascesi spirituali per poter nascere come genitori di Krishna. Certo, Krishna è la persona suprema, quindi nessuno può essere veramente il padre o la madre del supremo, però diciamo per attrarci verso di lui, Krishna sceglie di svolgere delle attività, dei divertimenti che sono simili a quelli degli esseri umani, che è quella nostra esperienza. Noi abbiamo esperienza di relazioni, no? Fratello, padre, madre, amici, moglie, marito. Quindi quando sentiamo qualche racconto che ci riporta, che ci ricorda delle esperienze personali, lo viviamo con più, no? Con più partecipazione. Infatti vediamo anche gli esperti nella comunicazione in media, sanno che le persone piacciono molto i racconti, le storie, ma vediamo anche tante riviste che... Quindi Krishna, che è il più intelligente, dice bene, allora anch'io, no? faccio la mia parte, no? mi presto in questo mondo come un bambino comune, come una persona comune, ma le attività che svolgo sono straordinarie, che svolge sono straordinarie, piene di insegnamenti molto profondi. Quindi un giorno Madre Yashoda, poiché la sua assistente, lei, il re Nanda Maharaj, era il re di Vraja, di Vrindavana, lei la regina, quindi avevano molte persone che le aiutavano, le assistevano, però un giorno Yashoda si trovò la governante era impegnata, quindi Yashoda ha detto bene, faccio io il burro, è ora di fare il burro, perché loro è una comunità di pastori, il latte. Si è messa a fare il burro lei personalmente, no? E mentre stava facendo il burro arriva Krishna, il piccolo Krishna, era ancora un bambino a quel tempo, arriva il piccolo Krishna e vuole, gli fa capire la mamma, il latte, no? E voglio essere allattato, no? Voleva il latte della mamma. Allora Yashoda interrompe la zangolatura, fare, no, la preparazione del burro, prende Krishna, lo allatta, no? Col latte del suo seno. Però mentre lo sta allattando, Krishna molto soddisfatto, felice, no? Che la madre subito, no? lo faceva, lei aveva un affetto
incredibile. Infatti anche mentre stava preparando il burro pensava, cantava sempre di Krishna, le glorie di Krishna, no? Madre Yashoda. Però mentre stava facendo il burro sente, di solito quando esce fuori il latte, no, dalla pentola, no? c'era il latte sul fuoco, quando il latte bolle esce fuori, no? Sul fuoco e fa. Allora Yashoda sente che il latte che aveva messo a bollire nell'altra stanza è uscito dal fuoco, è uscito dalla pentola, è bollito. Allora prende Krishna, lo appoggia, lo mette un momento in terra e corre a cercare, non tanto spostare la pentola che non esce fuori tutto, insomma, no? Però Krishna si arrabbia, Krishna come un bambino, no? Un bambino come si arrabbia che la madre lo stava allattando con grande gioia, con grande soddisfazione, l'ha lasciato così a bocca asciutta, l'ha lasciato così senza. Allora Krishna si arrabbia, cosa fa? Prende una pietra e spacca il vaso di dove madre Yashoda teneva il burro che stava preparando, no? Spacca il vaso, prende il burro e se lo mangia, no? Comincia a mangiarselo lui direttamente. Krishna piaceva molto il latte, i prodotti del latte. Certo, non è il latte che troviamo oggi, il latte molto di qualità molto superiore, e da mucche protette, no? Quindi le mucche venivano protette senza. Comunque, un altro argomento. E quindi Krishna si mette a mangiare il burro, no? Birichino, però, e poi scappa, no? Si mangia il burro, poi scappa. Torna madre Yashoda, che aveva spostato la pentola, no, dal fuoco, torna madre Yashoda, vede che Krishna non c'è più, però vede il vaso del burro spezzato, no? Spaccato, e non c'è più Krishna. Allora capisce subito, dice, questo è stato quel mascalzoncello, quel birichino di Krishna, sicuramente è stato lui a spaccare il vaso, rompere il vaso e mangiarsi il burro. E adesso, siccome sa che è intorto, è scappato via per paura della punizione, no? Allora madre Yashoda prende un bastone e comincia a cercare Krishna. No? Vediamo, no? Dove è scappato. Allora a un certo punto arriva appunto nella stanza dove, in un'altra stanza dove lei, dove teneva il burro quello già pronto, lo appendevano a dei vasi, ai soffitti, dei vasi in modo che gli animali non potessero prenderlo, no? Appendevano i vasi del soffitto. E lì vede Krishna sopra un mortaio capovolto, no? Capovolto il mortaio, Krishna è salito sopra, è andato a prendere altro burro, non gli bastava quello di prima, è andato a prendere altro burro e si è messo a mangiare anche l'altro burro, e intanto si guardava in giro, no? Come dire, speriamo che non arriva qualcuno che mi scopre, no? Come bambini comuni, no? Che non fanno le marachelle, no? E poi stanno, lo sanno che non si fa, no? Guarda in giro, madre Yashoda vede tutta la scena, no? Vede Krishna che si mangia il burro. Allora si avvicina a Krishna. Adesso stavolta devo dare una lezione, perché madre Yashoda, come ho detto, lei è una grande devota, diciamo così, ma nella sua estasi spirituale, nel suo intensa, profonda devozione per Dio, sotto l'influenza dell'energia interna, che si chiama Yoga Maya, dell'energia spirituale, lei non vedeva Krishna come Dio, la persona suprema, ma come suo figlio, no? È mio figlio. Cioè, non è che si, no? E allora dice, siccome sono la madre devo educare il figlio, lui fa le marachelle, adesso devo dargli una lezione per, no? Per insegnargli l'educazione, no? Quindi si avvicina a Krishna col bastone, no? Allora Krishna la vede, salta giù dal mortaio, comincia a scappare, a correre, no? Scappa via velocissimo, e madre Yashoda comincia a correre anche lei col bastone, no? Per prendere Krishna, no? Intanto ansimando, sudata, no? Cerca di
tanto gli cadono i fiori no, dai capelli, no? Ma di Yashoda, bellissima scena, no? E Krishna scappa tutto impaurito, Krishna come un bambino comune, no? Però dice Prabhupada, spiega in questa storia di Madre Yashoda, non si rendeva conto che, dice, Krishna, Dio, la persona suprema, non può essere avvicinato neanche da grandi yogi, grandi asceti, grandi filosofi, non riescono a avvicinare la persona suprema o la verità assoluta, no? Yashoda mica può, solo perché corre può prendere Krishna, no? Nessuno può prenderlo senza il suo volere. Però Krishna, vedendo lo sforzo di Madre Yashoda, dice, bene, no? Krishna alla fine, no? Si fa catturare, perché lei lo vede come suo figlio, no? Krishna è molto attratto da questa devozione così, così intima di, no? Di Madre Yashoda. Alla fine lo prende, lo cattura e decide di dargli una lezione, come detto, e di legarlo. Legarlo al mortaio, no? Legarlo al mortaio per. E quando gli si avvicina e Krishna lo vede, si spaventa, no? Si spaventa Krishna, la madre Yashoda, no? è lì proprio, si spaventa Krishna. E allora madre Yashoda a un certo punto capisce che non voglio spaventarlo troppo, lei era per affetto che stava facendo questo, quindi butta via il bastone, però decide appunto di legarlo per dargli un insegnamento, no? Quindi lo prende delle corde nella casa e cerca di legargli le mani intorno al mortaio. Ecco, questo è un dipinto di Madre Yashoda che sta cercando di legare Krishna, vedete, con le corde. Però quando arriva alla parte finale per fargli il nodo, vede che mancano due dita, si dice, o 5 centimetri, no? Mancavano 5 centimetri. Madre Yashoda, vabbè, allora prende altre corde, un altro pezzo di corda, le lega, le aggiunge alle altre, lega Krishna, e quando sta per fare il nodo si rende conto che di nuovo mancano ancora due dita. Molto strano, dice, no, prima mancava due dita, adesso l'ho aggiunta e ancora mancano due dita. Strano. Prende un'altra corda e di nuovo fa il nodo e non riesce, e manca ancora due dita. Allora prende tutte le corde che ha in casa, tutte quelle che trova, le unisce, le aggiunge, lega e di nuovo mancano. A questo punto Krishna, vedendo lo sforzo, Madre Yashoda tutta sudata, no, con i fiori che gli cadono, vede in terra c'è la ghirlanda, no, il bastone, con, no, tutta che si impegna così tanto, perché poi è un amore, l'amore si manifesta, quando c'è amore, cioè, alle volte ci vuole, cioè, la correzione non è una cosa negativa per forza, la correzione, se vogliamo bene a qualcuno, o se qualcuno ci vuole bene, alle volte anche una correzione può essere necessaria, se il fine è buono, se non c'è invidia, se lo scopo è di aiutare, no, la persona. Quindi Krishna a questo punto, no, come dire, attratto, no, conquistato dallo sforzo di Madre Yashoda, no, dice, allora concede di essere legato, e Madre Yashoda finalmente, inspiegabilmente, riesce a legarlo. Ecco, da quella volta, infatti, Damodara, questo è il mese di Kartika, di Damodara. Damodara significa questo, Dama vuol dire corda, e Udara vuol dire addome. Quindi Damodara, il nome di Krishna, vuol dire che Krishna è colui che fu legato all'addome dalle corde di Madre Yashoda. Gli acharya spiegano, i maestri spiegano che queste due dita che mancavano ogni volta sono significative. Queste due dita significa, sono due aspetti necessari, ambedue sono obbligatori, diciamo, no? Necessari per la realizzazione spirituale, perché Madre Yashoda, no? Alla fine ce l'ha fatta a legare Krishna, no? a legare con le corde del suo amore, questo è il significato, no? Col suo amore è riuscito a legare Krishna. Quelle due dita significano
lo sforzo e la misericordia divina, sforzo dell'individuo e la misericordia divina. Oh, tutte e due ci vogliono tutte e due queste cose. Madre Yashoda si è sforzata molto, ha fatto del meglio, tutto quello, ce l'ha messa tutta per dare una buona educazione al figlio, a curare bene Krishna, e quando Krishna è stato soddisfatto del suo sforzo, allora anche, no? Ha concesso la sua misericordia, Madre Yashoda è riuscita a legarlo. E così appunto gli acciari e i maestri spiegano che questo vale per tutti noi. Se vogliamo una realizzazione, una reale maturazione spirituale, ci vuole sia uno sforzo personale, perché qualcuno enfatizza solo la misericordia, alcuni, e qualcuno enfatizza solo lo sforzo personale. Diverse scuole dicono, ognuno dice o quello o quell'altro. Ma gli acciarya nella tradizione Vaishnava, ma anche altri, no? Anche nella tradizione cristiana si dice aiutati, che Dio ti aiuta, no? Giusto? C'è lo sforzo personale ci deve essere, ma non è sufficiente. Lo stesso sforzo personale ci deve essere, e deve essere veramente un impegno serio, sincero, no? Poi ci vuole anche la grazia divina, è quella che dà il risultato finale, quello che dà il vero risultato è la grazia divina. Ma la grazia non arriva se non c'è l'impegno personale. Questo mese è particolare, è detto, c'è una bella affermazione del Padma Purana che dice: il Signore può offrire al suo devoto sia la liberazione che la felicità materiale, ma se un devoto compie un po' di servizio devozionale a Mathura Vrindavana, no? Luoghi santi, durante il mese di Kartika, questo mese, non avrà altro desiderio che giungere a servire il Signore con una devozione pura. Quindi che succede? Che se una persona va nel luogo santo, specialmente in questo mese di Kartika, compie qualche forma di servizio devozionale, di servizio spirituale, in realtà non avrà, cioè, come dire, avrà dei risultati molto elevati. Infatti Prabhupada, commentando questo verso, dice: da questo verso si comprende che il Signore non concede il suo servizio a chi non dimostra serietà. Da questo verso si capisce che il Signore non concede il suo servizio a chi non dimostra serietà. Tuttavia, anche una persona poco seria, se svolge attività devozionali durante il mese di Kartika, in particolare nella regione di Mathura, Vrindavana, in India, e lo fa secondo i principi regolatori, otterrà facilmente di poter servire il Signore con devozione. Allora, è molto interessante, molto incoraggiante. Anche una persona poco seria, perché la regola è che ci vuole serietà, l'abbiamo detto prima, ci deve essere l'impegno, lo sforzo. Bisogna essere seri e sinceri, Prabhupada usava, no, questo termine, se vogliamo conquistare Dio, è un impegno serio, non è così facile. Infatti il verso precedente lo dice, no? Però dice: tuttavia, anche una persona poco seria, se svolge attività devozionali durante questo mese, otterrà facilmente di poter servire il Signore con devozione. È molto interessante. Le affermazioni delle scritture non sono buttate lì, qui c'è tutta l'esperienza, il peso di tutti i grandi guru, i maestri, anime realizzate, persone che hanno vissuto personalmente questi insegnamenti, l'hanno visto ripetersi centinaia e migliaia di volte su persone. Quindi effettivamente ci sono delle condizioni, come dire, ci sono delle svendite, no? Ci sono delle svendite particolari in certi momenti o in certi luoghi. No, sono certi luoghi sacri, dice, ma è sacro perché tu, come le persone a volte diciamo, ma noi questo, no, Vrindavana è sacro,
E loro rispondono, le persone, no, non so come vogliamo chiamare, agnostici oppure persone, comunque, dice, loro rispondono, se ci credi funziona, no? Perché ci credi allora funziona, no? Ma non è esattamente così, se ci credi funziona, ma non è proprio così. Cioè, però se ci credi è meglio, noi diciamo, se ci credi è meglio, ma se anche non ci credi, se fai la cosa giusta funziona lo stesso. È interessante, però questo sfugge alla logica materialista, no? Le persone non ci arrivano più lì, a quel punto si bloccano, dice, oh, no? Beh, sì, vabbè, lui è così convinto che ci crede, no? Come Prabhupada diceva, alcune persone credono che la reincarnazione esiste, altri non ci credono, hanno altre teorie, no? Dopo la morte. Tuttavia, dice Prabhupada, tuttavia, quando verrà il momento della morte, che arriva a tutti, no? Purtroppo questo è sicuro come la morte, se c'è, questo mondo è così, no? Purtroppo, però la morte del corpo si intende, noi siamo eterni, non spaventiamoci, noi siamo esseri eterni, pieni di felicità e conoscenza nella nostra condizione pura. Comunque siamo eterni, anche se una persona, il corpo però è temporaneo, il corpo muore, questo non si può fare niente. Allora diceva Prabhupada, alcuni credono all'incarnazione, altri non ci credono, tuttavia quando viene il momento della morte saranno costretti dalla natura materiale, la natura stessa, saranno costretti a ricevere un nuovo corpo. No, ma io sono, non so, sono buddista, sono musulmano, beh, i buddisti credono all'incarnazione, io ho un'altra religione, non ci credo all'incarnazione, non fa niente, oppure io non credo in niente, no. Oppure il papà diceva anche, ma Dio non esiste. Uno può credere che Dio non esiste, però alla fine devi inchinarsi. Se non ti inchini a Dio, devi inchinarti alla morte, che è una legge di Dio. Nessuno vuole la morte, ma devi inchinarti lo stesso. Giusto? Così è la vita. Io non credo in Dio, vabbè, fa niente. Quindi diceva, anche se la persona non crede alla reincarnazione, lo stesso sarà forzato dalla natura materiale a ottenere un nuovo corpo. Poi, chiaramente, uno dice, beh, questa è la vostra, uno può sempre dire la sua convinzione, va bene, poi chi vivrà vedrà, no? Si dice, poi vediamo, ognuno di noi si fa le sue esperienze, ma noi aggiungiamo che se una persona approfondisce una scienza spirituale, la scienza del Bhakti Yoga, così come i veri maestri, i grandi acciari l'hanno insegnato, potrà gradualmente vedere come questi insegnamenti sono delle verità sperimentabili. Non sono dei dogmi così, non sono delle qualcosa che non è sperimentabile, non è sperimentabile individualmente, personalmente. Bisogna metterci nella giusta disposizione d'animo. Comunque, dico, anche se uno non ce l'avesse, perché questo verso qui è interessante, dice, anche se una persona non fosse così, dice, no, quindi anche se non è molto serio, poco serio, vuol dire che magari non ci credo, non lo so, vediamo. Però, dice, è poco seria, però se svolge attività devozionale, uno può, no? Dice, ci credo o non ci credo, ma se fai le cose giuste, hai comunque il risultato. È interessante, no? Se svolge attività devozionali nel mese di Kartika, in questo mese, se fai qualcosa di devozionale, di bello, di spirituale in questo mese, e lo fai secondo i principi regolatori, quindi non inventandoti, dice no, se tu fai, se uno dice bene, come dice Prabhupada nella Bhagavad Gita, nell'introduzione, beh, tu poi provate a prenderlo solo come ipotesi, che Krishna potrebbe essere Dio, che potrebbe dire la verità, no? Potrebbe essere che quello che dice Krishna nella Bhagavad Gita potrebbe essere vero, no? Provate a prenderlo solo come una possibilità, no? e provate a leggere la Bhagavad Gita con questa mentalità. Vediamo, se fosse vero, cioè, mi dire, sì, è logico, sì, si incastrano bene tutte le informazioni, c'è una logica, c'è una linea
logica, no? Sono informazioni ragionevoli, no? Allora, come, se uno si mette in quell'atteggiamento, che è ancora, come si chiamano quelli che hanno questo? Agnostici, no? Quelli che uno, agnostico, che uno dice, vediamo, sto vedendo, sono un ricercatore, oggi c'è molto di moda ricercatori, sono tanti ricercatori spirituali, per fortuna, bisogna ricercare, no? Ecco, se uno si mette nella posizione di ricercatore senza dire, beh, non so, come dire, no, non sono sicuro che la cosa giusta, ma non nego neanche, non accetto né nego, no? Bene, dice lo stesso, se fai le cose giuste nel periodo giusto e lo fai secondo i principi regolatori, vuol dire seguendo gli insegnamenti dei maestri, per esempio adesso siamo fortunati, fra poco, fra un'oretta c'è la cerimonia del Damodarashtaka, si chiama, appunto la cerimonia che si offre a Damodara, e l'usanza nella tradizione è offrire la candelina alla divinità, no? E questa è una tradizione data dai maestri, no? Cioè, è un gesto di devozione, non è che è importante la candelina, è importante, no, che uno offre un gesto, però c'è una ritualità, la ritualità aiuta l'espressione della devozione. Allora, se una persona offre quella candelina, anche se non ha ancora quella grande convinzione, però fa quel piccolo gesto, secondo i principi, quindi secondo i principi regolatori, come è raccomandato, qualche beneficio lo ottiene, otterrà del beneficio, otterrà facilmente di poter servire il Signore con devozione. Quindi vuol dire, come dice Krishna nella Bhagavad Gita, yayatamam, no, dice Tesham satatayutanam bhajatam priti purvakam dadami buddhi yogantam yenamam upayantite. Chi mi serve con devozione, chi offre un gesto devozionale, a quella persona io do l'intelligenza con la quale può venire a me. Quindi conterà facilmente di poter servire il Signore con devozione. Qualcosa che non è che sia così. Una delle sei caratteristiche del servizio del Bhakti Yoga o del servizio devozionale puro a Dio è che è difficilmente ottenibile, non è che sia così facilmente raggiungibile da persone comuni, diciamo, no? Dalla mentalità materialista, non è così facile da raggiungere. Però, dice, se tu lo fai la cosa giusta nel momento giusto, seguendo le indicazioni dei maestri, otterrai facilmente di poter servire il Signore. Ed è questa la più grande fortuna, no? Perché il successo della vita, la realizzazione, diciamo, l'obiettivo ultimo della vita è la liberazione e la realizzazione spirituale, no? Quando una persona raggiunge, no? Raggiunge il servizio a Dio, la persona suprema, quello è considerato l'obiettivo più alto, no? L'obiettivo più alto. E quindi è un mese molto favorevole perché si può facilmente, qui dice, non dice la fine della spiegazione, facilmente di poter servire il Signore. Quindi è un periodo molto interessante. Un'ultima riflessione, perché non vi porto via molto tempo, una riflessione interessante, perché io prima ho detto si possono vedere, sono esperienze pratiche che possiamo avere a contatto con certi insegnamenti, però si vede anche che non è che funziona nello stesso modo per tutti, no? Non è che tutti hanno le stesse esperienze. E Prabhupada spiega molto, sempre in Lettera della Devozione, che è un testo importante, per favore chi non ce l'ha lo consigliamo, La scienza completa del Bhakti Yoga, Lettera della Devozione, non l'abbiamo sul banchetto. Prabhupada dice, può sembrare da queste affermazioni sugli effetti del servizio può sembrare che queste affermazioni sugli effetti del servizio devozionale siano esagerate, ma non è così. Sembrano esagerate anche altre, uno vai solo una volta a Vrindavana e sentirai risvegliare l'amore divino, no? Vai solo, insomma, se ne trovi tante. Uno recita una volta solo il mantra di Krishna e sente e si libera da tutte le reazioni karmiche. Sì, però deve essere puro quella vibrazione, è vero, non sono esagerate. Però Padre dice, qui dice, può sembrare che queste affermazioni sugli effetti del servizio devozionale siano esagerate, ma non è così. Le scritture rivelano che alcuni devoti hanno avuto risultati immediati, benché ciò non sia concesso a tutti.
I Kumara, per esempio, diventarono devoti subito dopo aver sentito il profumo dell'incenso offerto a Krishna nel tempio. A Bhivamangala Thakur bastò sentir parlare di Krishna per rinunciare subito alla sua bellissima amante e prendere la strada per Mathura e Vrindavana, dove diventò un perfetto Vaishnava. Nel suo caso ha funzionato subito. No? Queste non sono esagerazioni o favole, ma episodi realmente accaduti. Resta tuttavia il fatto che tali considerazioni non si applicano ad alcuni. Scusate, tali considerazioni si applicano ad alcuni devoti e non necessariamente ad altri. Però per noi adesso la cosa interessante per noi è, anche se le riteniamo eccessive, dice, beh, ma sì, sarà successo a qualcuno, ma a me, io non ho questa esperienza. Prabhupada dice, anche se le riteniamo eccessive, dobbiamo comunque accettarle così come sono e spostare la nostra attenzione dal fascino fugace della materia all'eterno splendore della coscienza di Krishna. Quindi un buon consiglio questo, dice, no? Anche se sembrano eccessive nel nostro caso, non è per tutti, dobbiamo comunque accettarle così come sono e spostare la nostra attenzione dal fascino fugace della materia. Perché quindi Prabhupada dice, se noi abbiamo difficoltà a accettarle, c'è un'implicazione qua, se abbiamo difficoltà a accettare queste affermazioni così elevate, così, no, che elogiano così tanto queste attività devozionali, è implicito il fatto che tu siamo ancora molto attratti dalla materia. Capito il punto? Sta dicendo Prabhupada. Non è che uno dice, noi possiamo orgogliosamente dire, ma io sono a posto, sono una persona equilibrata, io so, no, come stanno le cose, conosco bene la spiritualità, no? Allora, gli acciari, i maestri rispondono, sì, ma se tu pensi che le affermazioni delle scritture siano eccessive, se tu pensi che siano esagerate le affermazioni delle scritture, quello è già la prova che tu sei ancora condizionato, cioè ancora abbastanza condizionato dalla materia. Si capisce? Cioè è già la prova in se stessa quella, perché le scritture rivelate, quando sono date da maestri autentici, sono libere dai difetti, dai quattro difetti di essere condizionati, commettere errori, tendenze a ingannare. Sono diverse limitazioni che abbiamo, no? Allora qui si dice Prabhupada, anche se le riteniamo eccessive, comunque, se non preoccupatevi, non è una malattia mortale, anche se le riteniamo eccessive, le affermazioni di scrittura, dobbiamo comunque accettarle così come sono e spostare la nostra attenzione dal fascino fugace della materia all'eterno splendore della coscienza di Krishna. Per chi vive già a contatto con la coscienza di Krishna, gli effetti del servizio devozionale appena descritti sono la normalità. Normale. Chi ha ricevuto un po' di grazia divina non si stupisce, no? Dice, è vero, casomai sono io che sono un mascalzone, sono ancora molto attaccato alla materia, alle cose, allora per quello non fa subito l'effetto come Bhivamangala Thakur, i quattro Kumara, che subito hanno sperimentato l'estasi a contatto, no, col santo nome, con la divinità, no? con le diverse pratiche devozionali. Poiché sono un mascalzone, non ho tutto questo risultato subito, ma so, Krishna, Dio mi ha fatto vedere in certi momenti, mi ha dato qualche piccola indicazione e grazie a quelle capisco che è vero, sono cose vere, non è un'esagerazione. Per chi è già a contatto con la coscienza di Krishna, questi effetti sono la normalità. E concludo, appunto, sì, siamo in orario, tranquilli, con un'affermazione, il mese di Kartika, un consiglio sempre dalla lettera della devozione, sesto capitolo, un consiglio nel mese di Kartika, questo no, nella pratica, scusate, non leggete subito, nella pratica del servizio devozionale, nella pratica del Bhakti Yoga ci sono 64 principi, alcuni dicono, ma io pensavo fossero 4, sono 4 principi regolatori, sì, quelli per gli iniziati, non mangiare carne, uova e pesce, non assumere sostanze intossicanti, non giocare d'azzardo, non avere relazioni sessuali illecite, quelle va bene, no? Quelle sono per chi in certo dovrebbe fare
fa delle scelte, o comunque coltivare queste buone abitudini. Ma nella pratica ci sono 64 principi elencati nel metodo della devozione. E tra questi 64, uno dei principi è proprio questo, cioè una raccomandazione. Nel mese di Kartika, ottobre-novembre, ogni anno si sposta qualche giorno, secondo il calendario lunare, nel mese di Kartika bisognerebbe organizzarsi, ho tradotto dall'inglese, scusate se non è perfetto, però lo preferisco, mi piace di più come era messo. In italiano lo avevano scritto: nel mese di Kartika bisognerebbe compiere dei servizi speciali. Invece qui dice: bisogna organizzarsi per compiere dei servizi speciali. No? Organizzare la vita, cioè fare qualcosa, organizzare la vita in questo mese, questo è un consiglio, vedete voi, per fare qualche servizio speciale, no? Fare qualcosa di speciale che di solito non facciamo, ma è un consiglio per il nostro bene. Uno può fare quello che vuole, ma per il nostro bene, siccome in questo mese c'è lo sconto, c'è la svendita, questo abbiamo detto, in questo mese si ottiene, con meno sforzo ottieni più risultato, dice fai qualcosa di speciale, no? Hai capito? Questo è il consiglio. E speciale può essere qualcosa, diciamo, di personale. Infatti sono vari devoti che fanno dei voti, degli impegni per questo mese personale, tipo recitare qualche giro di japa, non recitare il mantra di Krishna più del solito, oppure se non lo recitare regolarmente il mantra, che ne so, offrire qualche servizio alla divinità, studiare le scritture sacre un po' di più, dedicare un po' di tempo al giorno o alla settimana, no? Certo, poi il mese passa veloce, però diciamo, no? fare qualcosa no? Aumentare qualcosa che è legato più alle proprie pratiche personali, no? Mangiare solo cibo offerto, no? Prasada. Cioè, fare dei piccoli fioretti, li chiamano, fare piccoli, no, voti. Attenzione, il consiglio è fare voti che siano proporzionali, che sappiamo di poter mantenere, no? Non facciamoci prendere dall'entusiasmo, è meglio vabbè, poi, come dire, tutto quello che si fa è tutto a nostro beneficio, però insomma è di solito consigliato, no, fare degli impegni che possiamo mantenere nel tempo, è meglio, no? Specialmente questo vale in generale nella nostra vita. Se vogliamo migliorare la qualità della vita, bisogna stare attenti agli impegni che si prendono. Può essere, come dicevo, qualcosa di personale, che è legato alla propria pratica personale, o anche al servizio al prossimo, al servizio al... È chiaro che, come spiega anche l'altra devozione, la più grande attività di beneficenza è quella di offrire un servizio, di diffondere il servizio devozionale, la spiritualità, di diffondere la coscienza di Dio nel mondo. Questa è un'attività filantropica per eccellenza, la più elevata, considerata dagli acharya. Quindi il consiglio è di assistere, se una persona può appunto migliorare la sua pratica personale, oppure assistere alla missione spirituale, collaborando con dei servizi, no? Dedicando un po' più tempo, stare più in compagnia con persone che praticano, aiutarli nel loro servizio, offrire delle donazioni, distribuire dei libri alle persone. Per esempio è bello prendere dei libri spirituali e regalarli in questo mese alle persone, fare qualcosa per il bene degli altri, no? Per il bene spirituale del prossimo. Questo posso essere, queste sono alcune cose che fanno i devoti, poi ognuno sceglie il suo, quello che vuole, però è un momento favorevole. Allora mi fermo qua, stiamo nel nostro comunità, stiamo cercando di non tenere le conferenze un po' più contenute per stare un po' concentrati, non perdere troppo, e magari adesso lasciamo. Ti ringrazio per l'attenzione intanto, grazie molte e auguri. E auguri per un buon mese di Kartika. Se avete qualche ultimo commento, riflessione, domande, prego. Da questo bel episodio, come tutti gli episodi che costellano la vita di Krishna, credo
si debba prendere spunto per l'insegnamento dell'uomo. E in questo episodio noto questa allegoria. L'allattamento che la madre di Krishna stava dando al figlio la vedo come una relazione intima che si ha col Signore Supremo. Infatti il latte è l'elisir degli dèi, no? E non altro che la nostra essenza che stiamo dando allattando il divino. E lui ama così tanto questa relazione che quando noi siamo distolti dall'attenzione del fare quotidiano, si arrabbia. Non usavo un termine più pesante, ma diciamo si arrabbia, ma chiaramente in modo simpatico, per riattrarre l'attenzione dell'uomo. E lui ha un comportamento, il Signore Supremo, che se non è capito bene fa arrabbiare l'uomo. E l'uomo vorrebbe piegare il divino con la propria volontà. Come noi pieghiamo la natura, vogliamo piegare la natura con la nostra forza e volontà, vorremmo pretendere che anche il divino fosse al nostro servizio. E lui ci sta a questo gioco fino a un certo punto. Infatti non si fa legare, non può essere religione, sappiamo, no? Unione, legatura con. Quindi anche attraverso la religione noi sbagliamo se non abbiamo una relazione diretta di confidenziale. Per cui alla fine penso proprio che noi dovremmo avere quel tipo di umiltà molto, molto più sincera e profonda, sino ad arrivare verso la fine della nostra vita al completo distacco della materia. Questo ideologicamente, chiaramente, quasi teoricamente, perché è una cosa molto difficile per l'uomo preso nell'attività e nella frenesia del quotidiano. Ma credo che se uno sapesse il giorno e la data della sua morte, come è anche nella Shebhavata, no? Che sappiamo, il re Kulashekara, che sapeva quando moriva, lui si è ritirato nella foresta per dedicare tutta la sua attenzione al Signore. Ecco, questi sono i messaggi che dovremmo cogliere. Il re Parikshit, giusto, sapeva che aveva una settimana di tempo di vita, esatto, si è ritirato. È stato morso dal serpente. Esatto. Ecco, quindi lui vuole che noi distogliamo sempre di più i nostri interessi dal materialismo. Non è che si arrabbi perché siamo un po' materialisti, ma certamente fa di tutto perché noi cerchiamo di non esserlo. Grazie, grazie. Ho una domanda su questa bellissima tavola. Il Signore Supremo era già realizzato a questa età di bellissimo bambino? Gli altri maestri, grande anime tipo Gesù Cristo e via dicendo, hanno dovuto raggiungere l'adolescenza per l'evoluzione spirituale? Hanno dovuto raggiungere l'adolescenza per l'evoluzione spirituale. E lui, piccolino, delizioso, era già il Signore Supremo a questa età? Grazie. Sì, la risposta è sì. La risposta è sì. Prabhupada dice che Dio è sempre Dio in ogni momento, in ogni tappa, sia quando si manifesta come bambino neonato. Infatti, quando era neonato hanno cercato di ucciderlo anche, no? Gesù, però Krishna hanno cercato di ucciderlo quando era piccolo, il Kamsa, no? Il re materialista, demoniaco che c'era al tempo, mandava lì puttana e diversi. Però Krishna, anche se era un bambino piccolino, aveva un potere straordinario, nessuno poteva ucciderlo. Quindi Prabhupada dice sempre, Dio è sempre Dio in ogni circostanza, sia quando un corpo di bambino neonato che sembra indifeso, ma ha un potere incredibile, lo stesso potere che ha quando è completamente sviluppato. Quindi è sempre Dio in ogni circostanza. Però agisce, no, per aiutare noi, per attrarci verso di Lui, agisce come... normalmente agisce come una persona di questo mondo, in modo che noi possiamo un po' relazionare con lui,
ma nei momenti giusti manifesta il suo potere, quando serve. E quindi è sempre la persona suprema in ogni circostanza. Bene? Qualcos'altro? Bene, segno che possiamo andare a prepararci per cantare insieme. Oggi è un giorno molto propizio, possiamo cantare un po' di più nel tempio. Adesso c'è la cerimonia da Madarastaka, se potete partecipate, se potete prendete questi libri, il libro di Krishna, Lettera Devozione, si racconta di questa storia di Damodara, bellissima e piena di insegnamenti profondi. Grazie a tutti per l'attenzione. Hare Krishna.